Io invito dunque le nostre due ospiti ad accomodarsi e vorrei partire subito con una domanda. Non sarà nulla di faticoso, Betta. Parto subito con una domanda generica ad entrambe. Vorrei sapere un attimo, visto che ci sono anche delle persone molto giovani, vorrei sapere il vostro percorso anche in termini di studi, come vi siete approcciati appunto a questa ricerca sperimentale, se più un discorso di passione, se più un discorso proprio di incontri, se più un discorso di studi, di opportunità, di persone significative che vi hanno aperto così certe finestre, certe porte. Francesca? Ma per quanto riguarda la videodanza, dici, no? Sì. Nel mio caso è stato proprio un incontro per cui ho incontrato mio marito che si occupa di video e quindi era un linguaggio che non conoscevo e ho trovato subito delle cose molto interessanti che si potevano sposare bene con questo linguaggio della danza invece che io conosco molto bene e, oddio, non si conosce mai abbastanza, però insomma quello che maneggio meglio, ecco. E abbiamo fatto qualche esperimento di mettere insieme questi due mezzi espressivi e sono venute fuori delle cose che per noi erano molto interessanti. Abbiamo provato ad inviarle anche dei festival e abbiamo avuto anche successo, per cui perché no? E poi mi è venuto in mente che la cosa poteva essere interessante anche se, per esempio, un festival lo potevo organizzare io in questa città e per un po' far conoscere questo genere e per cui poi insomma è nato il festival di E World World Paper Paper Dance. Dance quando è nato, se non È nato ricordo. nel 2009 e ha avuto tre edizioni, momentaneamente è sospeso, però adesso riguardando un po' di video proprio raccontavo, mi è venuta un po' la voglia di riprenderlo in mano, per cui non appena lascio decantare un po' di cose, insomma, un po' di impegni, un po' di idee, e non è detto insomma che, anzi, può essere, mi piacerebbe riprendere e fare una quarta edizione, sempre internazionale, quindi far arrivare video dall'estero e confrontarci, no? Anche con quello che invece produciamo qui in Italia o produciamo localmente, è sempre se non c'è confronto non c'è crescita. Ma da quello che ricordo, il festival ultimamente si stava aprendo anche verso altre declinazioni, dunque non solo verso il video, ma anche verso la fotografia, no? Il Anche rapporto verso, tra danza. esatto, tra danza e fotografia, e poi l'idea insomma era di spaziare anche danza e video installazioni, di cui parleremo anche dopo, che non sono una cattiva idea, insomma. Cioè tutto quello che può essere video, immagine e il rapporto con la danza, che cosa può nascere da questo tipo di incontro, e un po' di idee, insomma, ecco. Ok, e tu Betta invece il tuo approccio con appunto il movimento, le azioni, la coreografia, eccetera, da cosa nasce più da studi, da incontri, da passione, che ne so. Ribalto un attimo la domanda perché mi aggancio subito a questa cosa del Festival della Videodanza, perché è là che io ho incontrato Francesca. C'era una rappresentazione, una proiezione in Piazza della Borsa, no, in Piazza della Posta, là della Posta, Piazza Vittorio Veneto. Piazza Vittorio Veneto. E per caso ero a Trieste in quel momento e fortuitamente sono venuta a conoscenza di questa rassegna video e mi sembrava incredibile che ciò potesse accadere a Trieste, soprattutto nella formula che poi avevano presentato quell'anno, cioè nel contesto urbano. Era una serata un po' particolare, quindi fredda, e quindi in piazza c'era poca gente, c'erano però gli interessati, gli organizzatori, e in questo, nella mio essere così indiscreta, mi sono avvicinata e ho conosciuto Francesca. Quindi diciamo il nostro incontro è avvenuto sotto la La mega proiezione di proiezione un video di danza. che era sul palazzo della provincia, Presso la no? provincia, Del vice sì. intermezzo. Per quale infatti
per questo io anche qua sono qua un po' per spingere perché questa rassegna possa ritornare a questa logica più urbana e meno museale, insomma, più da utenza vivo. Dunque, io non saprei cosa dire, solo che erano gli anni Ottanta, e c'era tutto il movimento dei video musicali, della video music. Io avevo avuto una formazione di danza classica a suo tempo, poi mi ero dedicata al mimo, poi a teatro, comunque evidentemente sempre alla ricerca di qualcosa. Non era mai stato una necessità così di passione o di decidere di diventare, di fare. Sicuramente erano gli anni del punk e mi sono decisa di mettere su un gruppo per fare delle coreografie sulle musiche, sui pezzi che poi venivano proposti in quegli anni. Faccio breve, diciamo che il là ad un video è stato dato da quello che è quello che è il film più che video di Twilight Art, di Catherine Weil, sulle musiche di David Byrne. A proposito di questo, volevo giusto provare una cosa, visto che comunque è una chiacchierata che sarà anche ascoltata in radio, volevo fare questo esperimento, visto che un po' tutti avete iPhone o forse iPad, e se non ce l'avete magari vi potete intuire da chi ce l'ha vicino, oppure sentitelo, immaginatelo, poi magari andate a casa a vedervelo. Volevo invitarvi ad andare sulla pagina Du Lab Trieste, perché lì potete vedere i video che adesso vi dico, certo non questo di Catherine Weil, perché dura più di un'ora. Però c'è da dire che i Talking Heads sono stati uno dei miei momenti proprio di ispirazione, quindi la mia danza è nata proprio legata al video, perché comunque la musica in quel periodo si ascoltava sia via radio ma si guardava sì, principalmente, per cui succedeva che ascoltavo un pezzo dei Talking Heads, vedevo le loro immagini, andavo a dormire e prima di addormentarmi mi veniva fuori una coreografia, e allora avevo delle balle giovani, di cui alcune ancora adesso continuano a più o meno sostenermi in quello che è adesso il progetto più recente, e facevo con loro delle cose. Tra l'altro, proprio agli inizi, proprio nella presa da questa foga, no, del video, avevo deciso di fare un video. Un video che non avevo alba di come si facesse. E quindi è stato un learning by doing, ma che questo video non è stato mai montato e mai presentato. Esiste tutto il materiale. Ed era stato fatto, ecco che mi riallaccio ancora al punk, su due pezzi di Malcolm McLaren. Una era la Butterfly e l'altra era la Carmen. Quindi girato una prima parte, la Butterfly in VHS tra l'altro, il giorno dopo invece ero riuscito tramite vari conoscenze ad avere tre quarti, e quindi poi nel frattempo uno dei ragazzi del CSS, oddio adesso non mi ricordo il nome, mi verrà, mi aveva detto: ma tu hai bisogno di un borderò,
cioè di un layout scena per scena. Io lo guardavo molto, molto così, come si dice, impressionata da questa cosa, dicendo: ma io veramente pensavo che fosse come si facevano le riprese video quando si facevano le varie cose al mitico fashion, e oppure al posto delle fragole sui davanzali o in varie occasioni di questo genere. Per cui l'ho fatto, tra l'altro il materiale è anche molto interessante, perché in quel periodo frequentavo anche uno che si intendeva di immagine, che era Pierpaolo Vetta, dello studio Tassinari Vetta, per cui era stata costruita all'interno della scuola Nordio, dell'Istituto d'Arte Nordio, nella sala del disegno davvero, perché interessava molto questo viso del Davide, no, che c'era. Era stata preparata tutta una pavimentazione con gli scacchi, eccetera, quindi era stato fatto un lavoro di vera scenografia. Insomma, comunque tutto questo poi ho capito subito, fin dall'inizio, che comunque per fare un video ci voleva lavoro, soprattutto di persone molto specializzate, ma anche soldi. Quindi tutto quello che io sicuramente non ero in grado di poter affrontare. Bene, lasciato tutto questo discorso, sicuramente, il discorso del video, di questo c'è sempre stata una documentazione di quello che facevo. Infatti ho parecchio materiale riproposto su video, ma sempre in maniera di rappresentazione, tra virgolette, teatrale, di documentazione. No, infatti oggi ad esempio, poi penso come ultima cosa, no? Vediamo In Between 2, che proprio, diciamo così, va a riassumere un attimo, che viene restituito in video, esatto, tutto questo processo di questi laboratori work in progress che porta avanti appunto Vetta negli ultimi anni. L'ultima altra cosa che volevo dare, l'ultimo altro input, era che in quegli anni c'era Thriller, no? Michael Jackson. Quindi io mi riaccio, per esempio, guarda caso, in cui cioè, c'era tutto, poi c'era anche questo mix tra danza da discoteca, perché poi insomma eravamo delle grandi, come io, una grande frequentatrice di discoteche, e quindi queste danze che poi riproponevi, frammenti, rivedevi con vestiti, insomma. Ci si divertiva molto. Francesca? Io proprio mi riaggancio alla video dance, anzi, che la video dance è uno stile e non è la video danza di cui parleremo questa sera. Allora, per farvi capire un attimino di che cosa non parliamo questa sera, è questo. Perfetto. Anche se ci sono dei video, per esempio, notevoli. Di grande ispirazione, però non sono video danza, nel senso che diciamo possiamo intendere noi. La video dance è uno stile di danza che accompagna il cantante, cioè questo corpo di ballo che accompagna, come avete visto, il cantante che promuove appunto la sua canzone attraverso il video. Quindi diciamo è uno stile che per quanto bello o nobile sia, però diciamo ha la sua funzionalità primaria è l'aspetto commerciale forse.
E invece la videodanza è qualcosa di più, nel senso che il video non è creato per promuovere una musica, per promuovere un cantante, ma cioè, la coreografia e la coreografia e il video si integrano a vicenda e quindi creano un oggetto artistico a sé stante, completamente a sé stante, con la sua, con la sua, con il suo essere, insomma, con il. Vi faccio proprio brevemente, ma veramente sarò brevissima, per farvi vedere che in realtà, con molte virgolette, un approccio di videodanza c'è già stato nel 1896, cioè quando proprio il cinema è nato le persone, insomma, c'è stato questo grande amore fin da subito della danza questo scambio vicendevole della danza e del video. Questa è Loy Fuller, che è una delle performer, possiamo chiamarla così perché è stata una delle pioniere della danza moderna, nel senso che a lei non piaceva la danza classica, non si ritrovava nel suo movimento e quindi aveva sviluppato questo suo tipo di performance dove il movimento è completamente libero e funzionale a questo momento. Questo video è stato registrato, questi colori che vedete sono dei colori originali, nel senso che sono stati dipinti da Segundo de Chomón, si chiama, che è un cineasta spagnolo, che ha creato molte innovazioni dal punto di vista della tecnologia, delle nuove tecnologie del video, degli effetti speciali. Per cui qui anche questo di Segundo de Chomón, avete visto questo effetto che ti permette di fare attraverso la danza delle cose che, cioè attraverso il video delle cose che nella realtà non si possono ottenere nella performance. E ancora una cosa, questo invece è girato dai fratelli Lumière, da Alva Edison, Thomas Alva Edison. E questi due che danzano sono Ruth Saint-Denis e Ted Sean della Saint-Denis. Queste sì che sono delle pioniere della danza moderna, quella signora lì che fa la primitiva e la maestra di Martha Graham, ecco, quindi insomma stiamo parlando di... e questo è un effetto speciale, come potete vedere, cosa che appunto nella realtà non si può ottenere. E questo ci preme, insomma, mi interessa far capire che la videodanza ha questo aspetto, che attraverso il video si possono creare delle coreografie che nella realtà, in realtà non possono essere riprodotte, perché sono legate al montaggio, a tutta una serie di effetti speciali, ma anche molto semplici, anche dove non ci sono effetti speciali, al montaggio proprio in sé. Per cui non si tratta di documentazione, ecco, di una coreografia, di un balletto, che è stato un grande dramma per la danza in generale, il problema di come tramandare il proprio lavoro, perché la danza è un'arte effimera. E quindi c'è stato questo grande amore per il cinema e poi per il video dopo. Infatti ormai i sistemi di notazione ci sono, però viene usato soprattutto il video. E dicevo che attraverso il video puoi manipolare la danza, puoi manipolare la coreografia. E il video permette di andare a lavorare proprio su quei parametri che sono specifici della danza, che sono il tempo, lo spazio, la dinamica, il peso, l'energia, il flusso, e attraverso il video puoi andare a manipolare queste cose e creare uno spazio scenico, uno spazio della performance che da una parte cioè, ti mostra la realtà del corpo, ma dall'altra nello stesso tempo è anche uno spazio virtuale che non esiste. Vi mostro una... Per quanto riguarda il tempo, vi mostro un paio di video che sono... appartengono, diciamo, sono tratti
dai lavori che sono arrivati a World Paper Dance. Tempo. Qui le danzatrici stanno danzando al contrario, quindi è il video che viene mandato al, è montato al rovescio, al contrario. E questo tipo di movimento è possibile solo in questo modo. E quindi ce lo vediamo nel verso giusto, nel verso del tempo giusto, quello a cui siamo abituati. Questa è una compagnia spagnola. E si chiama Compagnia Tayat, è di Valencia e la regista è questa signora con i capelli lunghi e lisci. Invece questo che vediamo è un video memoir de Chaud qui tombe, è francese. Noi abbiamo fatto anche degli scambi con dei festival internazionali francesi e questa è una selezione, appartiene ad una selezione del Festival di Bourgogne. E il video ti permette di fare una performance che dura addirittura uno o più anni. Nel senso che qui vedremo, adesso vediamo se non vi svelo niente, però. Sopra così guadagniamo tempo. Ecco, un altro aspetto del video, questo è un video italiano invece, si chiama Colpi, è di una compagnia di Milano, è la compagnia Tilt, ed Enzo Procopio è il regista del video. Dal punto di vista dello spazio, che cosa ti permette il video, su che cosa ti permette di giocare e di creare video danza? Il fatto che tu, per esempio, normalmente in una performance vedi una persona intera e vedi la persona che sta ad una certa distanza, invece il video ti permette di andare molto vicino e di vedere dei dettagli e permette, diciamo, al coreografo insieme al regista di far notare esattamente quello che vuole lui, quindi di guidare l'occhio su quello che a lui interessa. In questo caso ho parlato di spazio, non so se avete notato, i danzatori danzavano e la scena è cambiata. Nel senso, loro erano prima in una location e poi senza soluzione di continuità si sono ritrovati in un'altra location. Una cosa che tutti a noi piacerebbe fare in teatro e che purtroppo non è possibile. Questo video invece è un video inglese, e la compagnia è la Champloo Dance Company, sono bellissimi questi due. Lo stile, vedete, non è solo danza contemporanea, non è solo teatro danza, loro utilizzano questo break dance, funky, pop, ti permette quindi di viaggiare e di avere un spazio
per vendere la musica, vendere il pezzo. Invece ci sono altri gruppi, appunto come Sigur Rós, in cui si cerca di adoperare la danza come elemento che dà valore aggiunto al video stesso, non come sottolineatura, ma proprio come valore aggiunto. Esatto. Infatti. Questo invece è un video australiano, israeliano, di Lior Avizor, per pronunciare. L'ho messo perché, vedete, permette di avere dei punti di vista, oltre al dettaglio, eccetera, permette di avere dei punti di vista differenti di una coreografia. A tutti noi, quando qualsiasi diciamo coreografo si ingegna quando lavora con dei gruppi a come sistemare le persone, ma si vedranno, tu spostati un po' più in là, tu mettiti in riga, ecco, il pubblico, cioè, lo vedrà, lo capirà il disegno. Ecco, il video risolve il problema. Faccio, riprendo dall'alto ed è anche un video molto divertente, con delle soggettive anche tra l'altro gli israeliani sono molto bravi, bravissimi, sia in video ma nella danza contemporanea sono assolutamente sì. Beh, questa la conosciamo, questa sono io. Conosce dove anche sono, dove sono danzando, nel Carso, nella cava di Morumino, e ho giocato diciamo questo video sull'ambiguità della mia posizione nello spazio. A volte sono in piedi, a volte sono seduta, e a volte uso una parete come se fosse un pavimento e a volte il pavimento come se fosse una parete. Per cui questo è tutto merito del montaggio, alla fine questa ambiguità che si crea. Uso una maciste. E poi invece questo è un video che ho trovato su YouTube, non appartiene alla selezione, è di Philippe de Couffle, che è un coreografo contemporaneo molto ironico. Questo video si chiama Abracadabra, questi non sono dei danzatori, sono dei un circo, insomma. Ecco, questo è quello che ti prende il peso, perdere completamente il peso e quindi danzare veramente nell'aria e nel vuoto. E concludo con questo per quanto riguarda lo spazio, un video fantastico in cui c'è praticamente lo spettatore, grazie alla telecamera, ha la possibilità di entrare in questa coppia e di danzare insieme a loro. Non so se noterete, passa proprio in mezzo a loro e quindi ha questa sensazione di essere lì, di averli vicini e di soggettiva, sì, proprio come si vede, come se fosse lui stesso a dare la mano a fare questi passaggi. Thank you.
aspetto del tempo, qui vedete che ci sono delle parti estremamente velocizzate eppure vanno a tempo e quindi è una cosa complicatissima da realizzare. Molto che lavora nel video lo sa che è una cosa veramente veramente complicata riuscire a sincronizzare l'audio con la qualcosa, cioè una cosa che secondo me stiamo entrando in un momento di esplorazione in cui non necessariamente la danza deve, soprattutto nel video, ma non solo, deve avere l'accompagnamento musicale, oppure la danza vista come accompagnamento alla musica, oppure la musica vista come accompagnamento alla danza. Queste cose possono essere su piani completamente diversi e magari ogni tanto incrociarsi, intersecarsi, oppure anche essere non necessaria, cioè la musica non necessaria, no? Perché proprio come suono, anche il silenzio e comunque anche ciò che non è suonato prettamente da musicisti, ma può essere anche solo un'ambientazione sonora. E per concludere, questo lo conoscete forse, è Second Life, e questo è un danzatore in Second Life, il video si chiama Entanglement Theory, è la teoria dell'entanglement, cioè dell'ubiquità, no? Di una particella, di un elettrone che può trovarsi in due punti, cioè in due posti nello stesso momento e sono connesse tra di loro in qualche modo. E come tra l'altro è un po' il principio di Second Life, ma la cosa carina di questo video, lo vedrete adesso, è questo danzatore, eccolo, è nella realtà anche un danzatore, Richard James Allen si chiama, australiano, per cui lui danza come suo avatar. Ed eccolo quindi danzare in una realtà virtuale, cosa che insomma, ecco, qui già entriamo anche nella questione della tecnologia, no? delle nuove tecnologie dei computer. È così. Assolutamente, qua volevo riportare infatti al suono, no? Che appena dicevo, proprio questo sottofondo del suono, no? Esatto, qui sono dei suoni molto assolutamente rarefatto, oppure possono essere diversi. Tra l'altro con questo. Io mi diverto, non so se si diverte così tanto, è la mia ricerca con il maestro Max Jurcher, che come dire, ha così pazientemente come dire, insegue questi miei tentativi di mettere insieme cose che poi sono anche di bassa qualità. No, cioè, ma anche volutamente questo low quality video, low quality music and low quality persons, quindi people, ed è una cosa che comunque appunto vi lancio la provocazione. Beh, insomma, i video possono essere fatti, possono avere un grandissimo valore artistico comunque, pur essendo low technology e low quality dal punto di vista della tecnologia, delle risorse, ma anche del budget. Perché alla fin fine, quando è poi alla fine che ha preso piede la videodanza? Nel momento in cui le videocamere sono diventate, quando è diventato possibile acquistarle ad un basso prezzo e adesso ha avuto un boom, quando adesso è possibile anche fare i montaggi per conto proprio, quindi usando i propri mezzi, no? Quelli che hai a casa, il Premiere, quello che trovi, insomma, quello che ti dà il computer, no? Però si possono ottenere insomma dei risultati molto alti lo stesso, nonostante tutto. E io ho fatto ancora un piccolo, vi faccio vedere ancora questo, dopo quasi finito con i video, insomma, appunto il potere del montaggio, no? Un altro aspetto dal punto di vista tecnico è e qua sentirai il suono, sì, questo è brasiliano. Un video tipo
permette di sdoppiare, di avere più danzatori, cioè la stessa persona si sdoppia e quindi puoi creare delle coreografie proprio semplicemente giustapponendo, vedete, delle, o sovrapponendo l'immagine della stessa persona, no? Quindi lui per fare questo video si è ispirato a, al condomblé brasiliano, no? A questa danza, danza rituale, tribale, che è un po' legata anche a tutto l'aspetto, diciamo, dei demoni interiori, no? Di come, come se fosse una specie di esorcismo liberatorio, no? E questo invece è di Luca Chito, è un altro video molto divertente, che è sempre lui appunto che si sdoppia, ma non solo si sdoppia, ma vedete, comincia ad eseguire il movimento a cavole. È sempre la stessa immagine, però giocata sulla velocità che ha la clip. Bellissimo. Sì, è carino, sì. Divertente, poi durano molto di più ovviamente, ma ho cercato di stringere un po' le cose. Chiudiamo vedendo qualcosa di tuo, non so di sì. Poi facciamo una prima parte mia, poi facciamo con lei, così, perché questo è un po' più low quality rispetto alle sue, alle parti più cose, cioè più strutturate di interazione. Ma io sì, in realtà volevo ancora parlare un po' delle cose dell'interazione della danza con il video, ma sono molto breve. Dopo, una domanda che io mi sono posta anche quando ho fatto il festival e quando dovevo, diciamo, valutare i video che sono arrivati, ma ve l'ho posto, ne parliamo dopo, insomma. No, anche perché questo mio in between primo, che sì, se vuoi mostro. Puoi partire, perché noi possiamo parlare sopra tranquillamente. Approfitto e visto che anche mi vedo e ringrazio comunque di questa. Non so come si toglie questa cosa. No, no, c'è, se fai la fai dall'inizio, c'è questa cosa, se lo fai dall'inizio. No, no, beh, lascia stare, era fatto così. No, basta che. Come si fa? Perché non so usare questo. Tutto schermo. Va bene, comunque si capisce lo stesso, soprattutto lo lasci andare, se con la radio, ok. Non a me le controlli le cose, non vede più tanto. Rientriamo in questo discorso che avevamo appena iniziato del low quality video, low quality music, low quality. Il video, proprio perché questo seguito a questo laboratorio che avevo iniziato grazie a una scommessa sempre con Enrico Maxi Ucev e con Stefano Schirali, una scommessa in una stretta di mano alla Mayans di Dolina, in cui io avrei ricominciato a fare questo lavoro. E quindi con questo laboratorio ci proviamo, avevo iniziato ad esplorare, cioè più chiaro, più altro a capire dove ero e dove potevamo andare. Qua siamo in una sala molto bella, tra l'altro di Fondazione Comunista, c'è anche stato, e questo video comunque, che non abbiamo curato solo qua, ma abbiamo fatto anche in altri posti dove infatti sono anche, risultano corto il video,
l'Artis, il laboratorio di teatro, immagine e suono, che mi hanno, che ci hanno gentilmente concesso la, la sala. E qui ritorno al discorso che faceva Francesca prima di come la macchina può entrare a far parte del, della, della danza, dei danzatori. Siccome non ero riuscita, volevo, come a dire, avere una piccola documentazione di quello che stavamo facendo, e siccome non ero riuscita a trovare in quei giorni qualcuno che venisse a fare le riprese, anche perché sempre sabato, domenica, poi sempre all'ultimo momento, e anche proprio perché non era l'intenzione di fare un video, ma di avere una documentazione, allora ho deciso di mettere il video in mano ad ognuna dei partecipanti, in modo che riprendevano, uno alla volta, quello che stava succedendo. Quindi la scena era sempre meno uno, ma l'uno aveva la telecamera. E più un paio pezzi che sono stati messi insieme, perché poi in queste riprese video c'era chi più in maniera artistica faceva, toccava, eccetera, e quindi c'erano degli spezzoni. Ma quello che è secondo me interessante è il fatto che non c'è taglio. Io non taglio il materiale, non mi interessa. Cioè, mi interessa creare un taglio di una cosa perché non è pensata e costruita per l'immagine che poi si viene a vedere. Però il video serve a capire e capirsi, no? Capire e capirsi, e comunque a poi creare un gioco. E qui infatti ho diviso in sei uno schermo con i ricordi di una grafica. Io lavoro sul video come lavorassi con anche un limite, però è anche una ricerca, come se lavorassi su un foglio di carta, quindi una 4 o una 3, e questo dividere le immagini e trasmettere praticamente quello che ognuno dei danzatori ha ripreso. Quindi vengono queste immagini così messe vicine, che creano, già loro creano praticamente l'intensità del video. Quindi la danza è esclusivamente questo corpo in quel momento nello spazio, non è esclusivamente danza del corpo, ma è danza nello spazio, in quel momento che ti sta riprendendo qualcuno. E quindi qui è iniziato questo lavoro con rapporto con lo spazio, perché si è iniziato a lavorare con le sedie intorno a questa stanza, le sedie che poi ci si giocava con le sedie, che dopo richiamo alla terra della teatro danza. Ecco, tutto questo sicuramente anche con delle tecniche, comunque sicuramente la tecnica del teatro danza, della codifica, dell'improvvisazione, no? E quindi poi dare degli input che però ognuno poi potesse sviluppare come voleva, cioè le mie indicazioni non erano assolutamente nei gesti, nel movimento, ma erano indicazioni di punti nello spazio, e poi il continuamente dare a loro il cambio di fronti su cui lavorare. Il lavoro non è mai fatto per una telecamera, per un palcoscenico, un'ipotesi di qualcuno che ti sta guardando, no? E quindi quello che tu dicevi, no? Che si era visto nei video sicuramente molto più raffinati, e anche dal punto di vista del gesto studiati, questo tipo di
slittamento, no, dei movimenti, questo cambio di prospettiva, eccetera, viene data esclusivamente da, dalla ripresa di un altro, dalla ripresa di un altro, tra virgolette, danzatore o chiamiamolo danzatore, performer, no, adopererei piuttosto la frase. Io adesso non so quanto questo dura un po', ecco, che siamo un po' più verso la fine. Questo di anche abbinare i colori ai colori quasi fondamentali, a parte il verde, sì, alla fine non ci ho pensato, ma sì, è venuto, sì, venuto. Poi c'erano anche in questo con Max, ci siamo messi in moto, perché poi tra l'altro l'ha notato anche sempre tanto Max, ci sono appunto le immagini in cui la telecamera è stata ribaltata, lui mi dice guarda che non si può fare un errore, no, io non voglio quello, perché io voglio che sia proprio un, come hai fatto tu tra l'altro nel video, no, tuo, che proprio che cambi, no, l'idea del, di dov'è il pavimento, dove sono le pareti. E poi qui appunto sta finendo. Qui parte la musica, qui parte l'armonio, alla fine, cioè, come un voler evocarvi, cioè continuare a farvi comunque un po' girare tra queste immagini, crearvi ancora un po' di mal di testa. Grazie. Ecco, questo può. Si fermi perché poi parte il secondo. Ecco, questo era in between primo e poi c'è l'in between secondo. Stop. No, okay. Per parte, okay. Che è stato proprio messo vicino, in cui parlo, dico ancora due cose di questo, perché lo vedremo poi alla fine, chi lo vuole vedere quindi si fermerà a guardarlo, chi no può assolutamente godersi altro. Parlavo della tecnica che adopero nel creare questi laboratori, che è questa del teatro danza, quindi l'improvvisazione e poi la codifica dell'improvvisazione. In questa seconda parte le performer, quasi figuranti se stesse, cioè non mi piace né chiamarle danzatrici né performer, perché sono delle figuranti di se stesse proprio, se stessi, perché comunque c'è tutto anche il discorso del femminile che mi sono dimenticata di dire, ma che era poco importante per quello che riguarda la videodanza, ma è che la ricerca che io faccio esclusivamente concentrata là è anche stata la mia motivazione per la quale io ho ripreso anche a volermi confrontare su questa cosa, proprio per poter scuotere un attimo un certo modello femminile, del femminile, femminino, il quale proprio non mi riconosco, quindi insomma è un volere un po' mettere il dito nella piaga su certe cose. Quindi i danzatori maschi, infatti poi sono stati decimati, devono mettersi il vestito da donna. Però se proprio andate sulla mia pagina di Dulab Trieste, sulla pagina Facebook Dulab Trieste, vedete che non è una mia esigenza solo, mai questo, soprattutto nella danza e poi nelle, sempre pensiamo ai danzatori sufi, o cioè questo fatto della donna, del vestito femminile,
non è una identità di genere, non so come dire, ma è un volere trasmettere, cioè stress, sottolineare un certo tipo di approccio. Nel In Between Due, e finisco veloce, diciamo che quella che è stata la codifica dell'improvvisazione, i vari figuranti dovevano insegnarlo agli altri. Quindi praticamente tutti hanno dovuto imparare il nuovo movimento di tutti, mettendolo insieme e creando anche vari modi per ricordarsi, anche perché è una gestualità quotidiana, è assolutamente una gestualità quasi, io la chiamo rituale di un corpo in movimento nello spazio, che vuole proprio appropriarsi dello spazio e non solo esibirsi nel tempo e nello spazio, no? Quasi che volesse fare proprio questa operazione di astrazione, no? Di volersi togliere da certi limiti e cliché, insomma. Io a questo punto inverto un po' il mio programma, però proprio della realtà, della gestualità quotidiana, no? E dicevo prima che quando ho dovuto selezionare i video, a volte mi sono trovata in difficoltà perché mi aspettavo che arrivassero dei video dove, come abbiamo visto qui, vedi i danzatori fare il loro mestiere, cioè danzare, fare una coreografia con dei movimenti molto codificati, eccetera. Ma non erano tutti così. E per me all'inizio è stato abbastanza difficile, nel senso che il mio primo istinto era quello di no, questo non è danza, non lo faccio vedere perché mi aspettavo quello. In realtà, se noi andiamo a vedere un po' la storia della danza, dopo Cunningham le cose sono cambiate un bel po', per cui c'è stata tutta una ricerca, appunto più la TARP, Yvonne Reiner, sul movimento quotidiano e come questo può essere danza, cioè la danza come esaltazione del movimento in sé. E per cui vi faccio vedere, tra l'altro, questa sezione, cioè, l'ho chiamata E danza? Punto di domanda. E questo pezzettino vi faccio vedere, l'ho girato io. Quindi mi sono stessa io, posta io stessa questo dubbio. Questo è proprio quel discorso che facevo prima, no? Dopo Cunningham. Questi sono i piccoli movimenti del proprio corpo, quindi è semplicemente stare e fare i propri movimenti semplici del proprio corpo. Questo è Steve Buxton, che è il creatore della Contact Improvisation, per cui
insomma, un danzatore che fa una cosa del genere è disarmante, no? Un po'. però è danza, anche questa, il proprio corpo che vive, che respira, che si sposta, sono dei piccoli movimenti, c'è poi tutto il butto, no? Anche che lavora su questo, e i danzatori contemporanei in particolare, proprio qui. Così, ecco. Vediamo qualcosa di tuo proprio. Sì, vi faccio vedere alla fine proprio il rapporto, diciamo, della danza con le nuove tecnologie. Questo, se siete venuti qui al Double Room, il primo pezzo che vi mostro è... No, questo qui non ancora. Questo è un altro video che mi è arrivato, si chiama Body Traces. È stato... sono una serie di fotogrammi che sono stati ricavati, esatto, dal rilevamento 3D del corpo umano, per cui io non so se tramite la Kinect o cose del genere. No, era prima della Kinect, per questo era con questa, cioè una tecnologia che non era ancora Kinect, quindi infatti il pezzo è del 2009, mi sembra, per cui questi sono proprio come del... radiografia così tridimensionale del proprio corpo, e la danzatrice, e queste, insomma, hanno ricevuto anche molti finanziamenti perché era appunto una tecnologia abbastanza innovativa. Questo invece lo mostro, sono quello che si può fare adesso con le nuove tecnologie, cioè videoproiezioni dall'alto in questo caso. Imponibile adesso, cioè, però... la danza è in diretta, cioè... sì, in certi momenti sì, però c'erano delle inquadrature in cui tu non riuscivi a capire se stavi facendo, cioè se quello che vedevi era in tempo reale oppure era una cosa premontata, era quello che creava la vivibilità. Questo invece è Horizon ed è una video installazione che abbiamo fatto anche qui al Double Room, in un formato ovviamente un po' diverso, perché ogni volta cambia la forma di questi cubi a seconda di dove siamo, proprio un po' site specific, e in questo caso la videoproiezione, se l'avete vista, la sensazione che dà è che ci siano dei micro videoproiettori dentro nei cubi. No, è un videoproiettore unico esterno, e c'è un linguaggio di programmazione, adesso dico qualche parola che non devo dire, però e, diciamo, le immagini vengono proprio sagomate sulla superficie da proiettare. Potrebbe chiamarsi videomapping. Videomapping, esatto. Fino là ci arrivo. Infatti
guardando questo, guardavo questo, guardavo Cecilia Donaggio, che è questa visual artist, con quale sempre qui da Tavern Room abbiamo iniziato in questo esperimento insieme a Max Jurcher di questa danza interattiva. Non ho pensato di riproporre le immagini, anche perché sono state già proposte nell'occasione della video chat tra Cecilia Donaggio e Antonio Giacomin, e poi insomma sono dell'idea che, visto che ci sono gli aficionados qua del Double Room, sarebbe stata un'ennesima riproposizione del volersi nuovamente riproporre. Però sicuramente è una delle sfide, infatti guardando il video di chat che hai di interazione che hai proposto prima, guardavo Cecilia, e anche perché adesso dovremmo cimentarci sempre nel lavoro dell'arte, una ribellione contro il destino. Comunque avevo già invitato le persone che, se volevano seguire sul proprio iPhone o sull'iPad le cose che stavo dicendo, nello stesso momento potete trovare queste cose, sia il video di Sigur Rós o il video di Twilight Harp, oppure il trailer di L'arte è una ribellione contro il destino. E poi insomma sì, appunto, se volete, poi dopo io in questa pagina più o meno metto riferimenti proprio legati a quello che l'immagine, più che la videodanza, proprio l'immagine danza nella sua totalità. Questo discorso dell'interazione è una cosa che in un certo senso un po' mi fa paura. So, forse in questo poi denoto la mia età, faccio denoto perché io devo dire che tutte le cose che ho fatto fino adesso, anche la scelta di fare questo appunto low quality video, low quality music, low quality people, anche se la music soprattutto è tutto tranne che low quality, ma per i low quality people lo era anche per definire, o low quality dancer, volevo, possiamo dire, il fatto che io non ricerco danzatori, non ricerco gente che abbia delle caratteristiche personali come danzatore, ma mi servo di ciò che ho. Cioè un'arte molto sostenibile, diciamo, ecco, quello che ho cerco di, come dire, modificarlo e di renderlo appunto con qualche trucco più o meno grafico, e grazie poi al montaggio fino adesso di Max per queste cose dei laboratori, di renderlo un prodotto fruibile. Non ha nessuna velleità di essere un prodotto video, non ha nessuna velleità di questo genere, ma una documentazione che non abbia troppe sbavature, ecco, che non sia solo il fatto di essere, capito, il pezzo che vedi là, come io avevo tanti saggi, tante cose che ho fatto io in cui c'era la telecamera fissa lì e vedevi questo. E poi trovo che sia veramente un mondo da esplorare, questo proprio di far funzionare la telecamera come un danzatore. Credo che sia una cosa anche così semplice, forse, così mi dicono, per quanto riguarda tecnica, ecco, mi sono proprio volutamente limitare
nel voler decidere di adoperare la tecnica, e poi per fortuna ho avuto la possibilità invece di lavorare con grandi, ho la possibilità di lavorare adesso con grandi professionisti, non per quello che riguarda insomma il discorso del laboratorio, che è un discorso completamente diverso, che proprio è un laboratorio esclusivamente di ricerca e di divertimento e di gioco, però che dove spingo molto anche alla creazione di gruppo, cioè proprio nel capire, no, quanto poi l'interazione nel gruppo possa modificare la propria percezione, quindi forse molto più interessante per chi lo fa di chi lo vede, poi in un certo senso. Quello che potrei invece lanciare qua un non so se è una provocazione o quasi un mio desiderio, che realmente forse potremmo un giorno anche così cimentarci a vedere di stabilire qualcosa, di far unire, far incontrare questi mondi che così insomma più o meno parlano linguaggi anche se molto diversi, però comprensibili, no? Anche perché poi quando io ho cominciato a fare la danza contemporanea a Trieste, cioè io mi sono messa a insegnare prima di sapere, poi imparavo, no? Guardavo i video, guardavo i musicali, i musical, poi andavo a scuola, non so, dai vari Gioia Legado, Milton Mayer, Sarino Saporta, cioè per acquisire tecnica, ma perché a Trieste non c'era nessuno, a parte la Oriana Comar che faceva Gram, che era già moderno, non era contemporaneo, mentre diciamo Francesca insomma ha la sua base tecnica di conoscenza della danza a livelli piuttosto diciamo notevoli, ecco, se così anche se si non può si dire. Finisce mai di imparare, siamo sempre a assolutamente sempre un gradino sotto, anche due rispetto a dove vorremmo al prossimo obiettivo, no? Il nostro ospite ci ha abbandonato per servire il drink. Il turismo con Lula due, con in due, e ci vediamo un bicchiere. Sì, allora... Ci racconti un attimo, poi andiamo con la proiezione. Sì, no, più o meno l'ho già raccontato, quindi, come dire, tenetevi liberi se lo volete vedere o no, nel senso che... Questo è il proseguimento del video. Sì, dove si era fermato? Quello di Vista. Sì, su Vista vai, su. Vista, dimensione, adatta allo schermo. Almeno dobbiamo andare via. No. Non ne vuole sapere. Tutto schermo non c'è? Tutto schermo. Attiva modalità tutto schermo, ecco. Eccolo. Ok. Grazie. Ecco, qui l'unica cosa di differente è che se quell'altro erano dei video presi da ognuno dei figuranti, quindi messi in parallelo, qua a chi capitava, c'era la ripresa da una parte, da un lato della stanza. Quindi i quattro lati rappresentano i quattro schermi. E qui praticamente sono stati montati rispetto al tempo in cui ognuno ha ripreso, ha fatto le riprese, e perché qualcuno aveva ripreso più a lungo, qualcuno aveva ripreso di meno, ma proprio per questo mio non volere tagliare nulla, non
mettersi in questo lavoro di pazzesco che poi il taglio, il... anche perché, ripeto, non essendo stato fatto per il video e non essendo neanche una clip di promozione, penso che questo lasciare, che poi era questa cosa, questo che sta in... anche questo tentativo, quello che io faccio nelle performance, cercare di sfrangiare, di non avere questo, per poter dilatare il tempo, per poter distorcere lo spazio, ma dilatare il tempo, che non sia così ben con l'oro cucito, ma che abbia anche queste sbavature, che abbia anche questi orli. Però se posso essere sincero, si vede che come al solito dagli errori si impara, e queste prese, potremmo dire, che un po' più pulite e un po' più ricercate delle prime sono forse, evolve, assolutamente, no? Ed è stato invece proprio una grande indicazione di Max, semplicemente non adoperando una cinepresa, mm-hmm, ma servirsi di una semplice fotocamera, mm-hmm, in cui la qualità del video è assolutamente superiore di quello che avevamo fatto con questa telecamerina che, mm-hmm, che una delle ragazze aveva portato. E praticamente qui appunto sono... ecco. Qua ci sono rumori, si alzi un po', ci sono rumori. Quindi insomma, cioè abbiamo questo prodotto con Orfano di una persona di cui però abbiamo ripreso i movimenti, quindi all'interno ci sono i movimenti non solo delle persone che abbiamo fatto, ma anche delle persone che hanno voluto comunque concederci loro movimenti. Sì, questo era... sì, no, eravamo che avevamo questo... cioè no, faceva parte proprio del coso, era... come si chiamava? L'uomo ragno, no? Era che lanciava le sue reti. Una
dire, c'è una certa lentezza sicuramente dei movimenti. Però, ecco, ripeto, questa cosa che la danza, soprattutto nel video, che comunque la danza deve essere veloce per avere qualità, oppure non lo trovo così assolutamente sempre centrato, ecco, anche perché c'è... c'è proprio anche un bisogno, secondo me, ad abituarsi, e in questo ci sono i grandi performer che lo fanno, a guardare le cose che non abbiano i famosi tempi da pubblicità televisiva o da palcoscenico, eccetera, in cui appunto si cerchi di usare il tempo proprio nella disponibilità verso l'osservare in maniera diversa, anche se naturalmente è ovvio che poi si capisce subito se uno vuole, capisce dai linguaggi che ha, se poi quello che sta guardando può confacere un proprio linguaggio. Sono le 8. Ecco. Io ringrazio tantissimo ancora Francesca De Bailly. Grazie.